Benvenuti a questa serie di narrazione di storie africane in musica con Sonia Ivy. Tanto tempo fa, tra il popolo africano, i narratori popolarmente conosciuti come griot erano membri molto apprezzati della comunità, chiamato anche come conservatori dei saperi. Sono fondamentali nella conservazione, trasmissione e articolazione della saggezza culturale, della storia e dei concetti filosofici del popolo. Attraverso la narrazione, le persone e le società di tutto il mondo imparano, sviluppano i codici di comportamento e formulano la creazione significativi nella loro vita. La narrazione motiva ad accedere, esprimere e conservare informazioni e conoscenze. Le narrazioni sono in una certa misura lo specchio della vita. Riflettono ciò che le persone fanno, ciò che pensano, il modo in cui vivono e hanno vissuto, i loro valori, le loro gioie, i loro dolori. Le narrazioni sono anche un mezzo per articolare la risposta di un essere umano e il suo ambiente. Fino ad oggi, i narratori rimangono mediatori dominanti per la comunicazione delle tradizioni culturali, sociali e spirituali delle persone. Sono insegnanti, consulenti, guaritori e